Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che permette l'utilizzo della cannabis a scopi terapeutici. Il principio attivo per il trattamento in ambito sia ospedaliero che domiciliare, se ritenuto indispensabile dai medici, è a carico del Servizio Sanitario Regionale. Nella stessa seduta il presidente della giunta regionale ha svolto una comunicazione all'Aula sull'emergenza profughi in Piemonte, chiesta dal capogruppo di Forza Italia, su cui si è aperto un ampio dibattito. Comunità laiche e religiose del Piemonte hanno partecipato a Torino alla manifestazione Noi siamo con voi, marcia di solidarietà per le vittime delle persecuzioni religiose nel mondo. L'iniziativa è stata patrocinata anche dal Consiglio regionale. Torino Internazionale, le grandi Expo universali tra 8 e 900, è il titolo della mostra di immagini e cimeli storici sulle tre esposizioni universali che si tennero a Torino prima di quella del 1961. Ideata dal Centro Studi Piemontesi, è visibile in biblioteca fino al 25 settembre. Pubblicato il bando concorso del quarto premio Gianni Oberto 2015 per tesi di laurea sulla letteratura italiana e piemontese, la cultura popolare e il teatro regionale. Verranno assegnati tre premi, al primo andranno 1.200 euro, al secondo e al terzo rispettivamente 1.000 e 800 euro. Le condizioni professionali delle donne in Europa sono state al centro del convegno Donne, Lavoro, Economia, organizzato a Palazzo Lascaris dalla Consulta Femminile con la Federazione Italiana Donne, Arte, Professioni e Affari, FIDAPA. Proseguono le mostre itineranti del Consiglio regionale concesse in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Il catalogo è scaricabile dal sito dell'Assemblea, menu per il cittadino, sezione Mostre del Consiglio. Presentati a Palazzo Lascaris dal Garante dei Detenuti i dati aggiornati sulle presenze in carcere e in esecuzione penale esterna. Illustrati anche i temi dei tavoli di lavoro degli Stati Generali dell'esecuzione penale, voluti dal Ministro della Giustizia.